Quella sera cambiò la storia di una città e soprattutto del calcio. Doveva essere il primo derby siciliano al Massimino, ma il 2 febbraio 2007 è il giorno in cui Catania mandò in onda in tutto il mondo la tragedia di Filippo Raciti, l'ispettore morto in seguito agli scontri tra ultrà. Oggi, a distanza di 9 anni, la vedova di Raciti, Marisa Grasso, ha ricevuto il casco e il giubbotto che il marito indossava quella sera. 9 anni per attendere la consegna, riavere a casa la divisa di mio marito, la divisa che ha indossato per il suo ultimo servizio, che per noi è un valore, per noi familiari è un valore importantissimo perché incarna la sua vita e il perché non è più rientrata a casa, che i miei figli ovviamente lo sanno da 9 anni. Però che venga fatto in maniera ufficiale è anche importante perché gli occhi che ci guardano, la cittadinanza, i giovani che frequentano lo stadio possono capire quando sia stato inutile quella violenza perché ha consegnato tanta sofferenza e tanto dolore e che non serve a niente, è solamente distruttivo. Quando invece è importante è l'unione, la condivisione e il rispetto per la vita.